Il Carl Alexander Gymnasium di Stoccarda era il liceo più famoso di quella parte della Germania. Ancora oggi, a distanza di circa 50 anni, ricordo ogni particolare. L'aula scolastica con le panche e i banchi massicci, l'odore muschioso e acre di 40 pesanti cappotti invernali. Se chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere le schiene dei miei compagni o la figura del professor Zimmermann. Anche se non doveva avere più di 50 anni, a noi pareva che ne avesse 80. Sergio Assisi a parlare ai bambini di memoria. La memoria, come ho già detto a questi ragazzi del primo turno, è importante per non ripetere gli errori nel futuro. Spesso si pensa, no, che lo studio della storia, no, sia solamente, tra virgolette, palloso. Invece no, serve proprio per quello. La storia non è solamente dati e date, ma è assolutamente memoria. Ad attenderci in casa c'era un maggiordomo. Silenziosamente seguì Conradin mentre attraversavo corridoi e scale di una villa decisamente sontuosa. Alle pareti numerosi dipinti che ritraevano momenti di caccia e ritratti di antenati. I suoi genitori non c'erano, almeno così mi disse. E l'unica cosa che mi sconvolse fu vedere una foto di un ufficiale in una camera, estremamente somigliante a Hitler. Dovevo essermi sbagliato. Che senso poteva avere una foto di Hitler in una camera di Conradin? Avellino, in quest'ultimo periodo fa parte un po' della tua carriera, il film L'ultima fermata e anche la fiction sul commissario Nardone. Sì, ripeto, Avellino in questo momento, in questo periodo della mia vita, ritorna spesso, devo dire, e niente avviene per caso, quindi continuiamo, vediamo che succede. Vuol dire che Avellino in questo momento per me è un posto molto fertile. Una cosa importante per il futuro che potete fare è avere le idee. Quello che più conta oggi è avere le idee, perché hanno già inventato tutto, hanno già fatto tutto. Quindi mettetevi là e inventate, divertitevi, siate differenti nelle idee e tutto andrà bene. Il futuro è vostro.